Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Nella meditazione che ho fatto oggi ho visto alcune cose. Ho visto innanzitutto delle rocce che sembravano volare, schizzare, come se ci fosse una sorta di esplosione o di eruzione che crea praticamente quell'effetto. Quindi non ho visto direttamente il vulcano, ho visto semplicemente queste rocce. E se si tratta di un vulcano, ovviamente letteralmente potrebbe succedere qualcosa con un vulcano durante questa settimana, però dal punto di vista simbolico sta ad indicare che potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, qualcosa che sorprende. Ho visto poi una tigre e la tigre come spirito animale sta ad indicare che con la forza di volontà si possono superare degli ostacoli, quindi basta volere certe cose per trovare la forza di superare eventuali ostacoli che ci sono. E poi ho avuto la visione di una mucca, e la mucca sta ad indicare che bisogna essere comprensivi, bisogna essere compassionevoli nei confronti di qualcuno durante questa settimana. Adesso vediamo quelle carte. Qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana? Qual è l'energia generale per l'energia maschile questa settimana? C'è la carta di nuovo inizio o rinnovo in amore. Abbiamo anche Lunasa, che è una delle feste delle streghe Wicca, corrisponde alle date del 1° agosto per l'emisfero del nord, 1° febbraio emisfero del sud. Questa è una carta che parla della manifestazione di risultati, per esempio nell'ambito del proprio lavoro o in qualcosa che dà maggiore senso di sicurezza e di stabilità. Quindi è una settimana in cui l'energia maschile si deve dare da fare per porre le basi per manifestare maggiore stabilità in un contesto, maggiore senso di sicurezza, oppure manifestare determinati risultati che hanno a che fare con il lavoro. In un contesto sembra esservi diffidenza nei confronti di alcune persone nello specifico, potrebbe essere nel contesto lavorativo, oppure bisogna manifestare questi risultati nell'ambito di un contesto dove le difese sono alte. E poi vedo che ci sarà un nuovo inizio o una fase di rinnovo in ambito emotivo. Vediamo per l'energia femminile, qual è l'energia generale per l'energia femminile durante questa settimana. C'è la carta di cambiamento, c'è la carta di nuova opportunità ed ossessione. Quindi durante questa settimana si apre una nuova fase, sembra che ci siano anche dei cambiamenti. Si potrebbero venire a creare delle opportunità che sono molto positive, cose nuove che si vogliono fare, che si vogliono iniziare. Bisogna però fare attenzione a una possibile ossessione, perché si potrebbe pensare in maniera ossessiva a qualcosa oppure a qualcuno. Avere dei vizi che sono tossici e che è necessario superare. Si potrebbero vedere molte farfalle o anche il numero 5 ripetuto. Sotto c'è la carta di Samhain che parla della fine di un ciclo, interazione con gli spiriti. Quindi bisogna chiudere una fase, aprirne un'altra. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile questa settimana? Quali sono gli spiriti animali? C'è la carta della iena che dice ascolta il tuo istinto per capire di chi ti puoi fidare e la marmotta crea la tua strada per il successo. Quindi in effetti questa energia di diffidenza che abbiamo visto con l'oracolo è presente anche con lo spirito animale della iena, perché la iena mette in guardia del fatto che di qualcuno non ci si può fidare, oppure qualcuno è dispettoso, fa giochi che sono un po' sporchi, sleali. Si può trattare dell'energia maschile stessa che si comporta così in uno specifico contesto, oppure sono persone con cui ha a che fare. Bisogna cercare di creare la propria strada per il successo superando questo tipo di energie. E se si è in un contesto dove ci sono persone che, per esempio, sono dispettose, oppure sono persone che non sono affidabili, oppure sono sleali, bisogna cercare di separarsi da quella situazione e di andare avanti verso il successo. Adesso vediamo per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile questa settimana. La mucca è incredibile. Allora, c'è la carta del maiale che dice riceverai del benessere, quindi questo è molto positivo, si potrebbero aprire nuove opportunità. Vedo che ci sono sensazioni di benessere che si avvertiranno in una particolare sfera e l'iguana suggerisce di osservare prima di agire, quindi è molto importante fare delle valutazioni prima di parlare oppure fare delle valutazioni prima di compiere specifiche azioni. Bisogna guardare le cose con obiettività.
E poi la mucca, come vi dissi prima, invita ad essere comprensivi, ad avere compassione, a gestire una specifica situazione con amore. Allora, che cosa accadrà questa settimana all'energia maschile collettiva? C'è la carta dell'asso di coppe. Abbiamo visto prima che c'era la carta di nuovo inizio, rinnovo in amore, che rappresenta praticamente l'asso di coppe. Abbiamo il re di coppe. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta del mago, c'è la carta dell'infante di spade, sotto c'è la stella. Vediamo perché c'è l'asso di coppe per l'energia maschile. C'è il carro, molto forti i segni d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Abbiamo da capo un riferimento all'acqua con il 9 di coppe. Vediamo perché c'è il re di coppe. Perché c'è il re di coppe per l'energia maschile. Il sole sotto. Il 3 di bastoni, molto forte anche il leone. Vediamo perché c'è il mago. Perché c'è il mago per l'energia maschile. Perché c'è il mago per l'energia maschile. Il 4 di bastoni con il 10 di bastoni. Perché c'è il fante di spade. Tante carte. L'8 di bastoni. Cavaliere di denari. 2 di spade, 10 di coppe e regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Allora, innanzitutto vedo che l'energia maschile durante questa settimana è molto motivata nel manifestare qualcosa, nel farla accadere. Si tratta di qualcosa che la prende molto dal punto di vista emotivo, è qualcosa che desidera e che vuole vedere sviluppare, proseguire. In quella situazione ci sono molte emozioni che sono coinvolte e c'è bisogno di mantenere un approccio che è ottimista, anche se magari non è semplice, perché c'è bisogno di aspettare, qualcosa che magari richiede tempo affinché si concretizzi. Quindi il percorso potrebbe essere lungo, ci si potrebbe muovere piano, si potrebbe essere un po' incerti per quanto riguarda il risultato, però vedo che questo è uno sforzo che si vuole fare. Per alcune persone si tratta letteralmente di un rapporto, perché tra le energie maschili vedo che ci sono quelle che vogliono avviare una nuova fase in ambito emotivo e sentimentale, è quello che desiderano. Se vogliono muovere letteralmente verso quel desiderio. In alcuni casi bisogna spostarsi per vedersi. Tra queste energie maschili c'è qualcuno del passato, potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Questa persona sembra essere quasi pronta ad esporsi, ad uscire allo scoperto, a venire alla luce. E non è semplice a quanto pare. Perché percepisce che l'unione con la persona che desidera potrebbe essere qualcosa che non è facile conseguire. Quindi si cerca di studiare bene quello che c'è da dire. Queste sono energie maschili che non si sono fatte sentire da un bel po'. Sono delle persone che vogliono riaffacciarsi, soltanto che c'è molta indecisione per quanto riguarda quello che c'è da dire. E anche incertezza per quanto riguarda il responso dell'altra persona, perché non si sa se ci possa essere nuovamente armonia in quella situazione oppure se quella persona procede a fare un taglio e ad essere fredda. Ecco perché c'è molta preparazione, perché si ha paura di sbagliare in quella situazione lì. Nei rapporti che sono già consolidati, se dovesse accadere qualcosa questa settimana che porta un po' di tensione, vedo che l'energia maschile è interessata a riaprire una nuova fase perché è quello che vuole far funzionare le cose. Vedo anche persone che stalkerano i social media di qualcuno, come se dovessero raccogliere informazioni, capire di più di qualcosa, cercare di ottenere delle risposte sulla base di quello che una persona pubblica. La persona che si spia potrebbe essere un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, oppure una persona che è fredda e che risulta essere anche un po' insensibile per come si comporta, o perlomeno questa è la sensazione che l'energia maschile ha questa settimana. Adesso vediamo che cosa accadrà questa settimana all'energia femminile collettiva. C'è la carta della regina di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone, sagittario, 7 di coppe. 3 di spade, devo dire prevalentemente al contrario, però non era completamente al contrario, quindi lo devo interpretare così. Cosa accadrà questa settimana all'energia femminile collettiva? 9 di spade.
sotto c'è sette di spade. L'energia femminile vorrebbe scappare da una situazione per la quale si stressa. Penso che l'ossessione sia dovuta praticamente a quello. Si cerca di capire come svegliarsela, come evitare certe persone, come non vederle. Oppure se c'è qualcosa che si tende a nascondere, per esempio una bugia, ci si stressa al riguardo. Vediamo perché c'è la regina di bastoni. Perché c'è la regina di bastoni per l'energia femminile durante questa settimana? Allora, ho visto il 7 di denari con l'imperatore, molto forte l'ariete. Vediamo perché c'è il 7 di coppe. Perché il 7 di coppe, 2 di bastoni. Ed il diavolo, che è l'ossessione, sembra avere a che fare soprattutto con delle scelte allora. Vediamo perché c'è il 3 di spade al prevalentemente al contrario. Perché il 3 di spade è prevalentemente al contrario per l'energia femminile. Il 9 di coppe è sotto. 5 di bastoni. Perché c'è il 9 di spade? Perché c'è il 9 di spade? Il 10 di bastoni è sotto i 2 di spade. Allora, è molto forte il concetto delle scelte durante questa settimana, perché c'è una situazione nella quale si è confusi, non si sa esattamente che cosa fare e queste scelte sembrano portare appunto a dei pensieri che sono ossessivi, perché si pensa continuamente ad una situazione, si è indecisi, si è confusi e intanto sembra che non si riesca a trovare una soluzione in quella circostanza, quindi queste sono energie che devono essere purificate. Questa indecisione potrebbe essere trascinata per un po' e quello che accade è che poi ci si stressa troppo, ci si pensa quando si va a dormire, quindi c'è bisogno di prendere una decisione durante questa settimana. Oltre a questo, vedo che piano piano l'energia femminile sembra entrare in un'energia che è più forte, in un'energia che è anche più attiva. È più sicura di sé, è l'energia di qualcuno che si sente maggiormente in controllo. Quindi questa settimana potrebbe mettere in atto delle azioni che l'aiutano ad acquisire un senso di maggiore stabilità e di maggiore controllo in uno specifico settore. Vengono fatte delle azioni che favoriscono questo tipo di energia. Alcune energie femminili mettono in atto delle azioni che danno un maggiore senso di controllo e di stabilità nei confronti di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario nello specifico, soprattutto se con quella persona sono successe delle cose che hanno portato a sentirsi fuori equilibrio. L'energia femminile questa settimana sembra distanziarsi da qualcosa che è stato doloroso e che potrebbe essere stato causato da litigi, da situazioni che hanno fatto arrabbiare. In alcuni casi da situazioni dove si è avvertito un senso di competizione da parte di qualcuno, di gelosia o semplicemente delle situazioni che sono state molto intricate e che hanno portato a del dolore. Vedo che l'energia femminile ne sta venendo fuori e le energie stanno diventando molto più positive. Quindi se prima si soffriva per quella cosa, adesso sembra che si stia superando quel dolore. Però è opportuno questa settimana fare delle scelte e non trascinare un'indecisione, perché altrimenti diventa molto pesante anche dal punto di vista mentale. Si potrebbe avere mal di testa, si potrebbe pensare ossessivamente a quella cosa, fino al punto da impazzire letteralmente, no? Quindi c'è bisogno di avere una mente chiara ed obiettiva per prendere una decisione, valutando un po' tutto nel suo insieme. Potrebbe essere opportuno osservare prima di agire. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Non mi sento alla tua altezza. Che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana? Si fa come dico io. Che cos'è che l'energia maschile vorrebbe dire questa settimana? Ti sto per mandare un messaggio e lo so che mi vuoi. Fondo del mazzo, mi sono pentito di quello che ho fatto. Ho percepito questa cosa che una persona vuole avere una fase di rinnovo, sia che sia nell'ambito di un rapporto dove ci sono state delle tensioni, sia che si tratti di una persona del passato, perché l'energia è quella lì, perché poi dipende dal caso specifico. Però chiaramente una persona vuole cercare di recuperare le cose in un contesto. Questo non solo ha a che fare con l'amore, potrebbe avere a che fare con un altro ambito dove però le emozioni sono coinvolte.
Quindi vedo che qualcuno sta per mandare un messaggio, sta per esporsi, sta per dire delle cose che sono significative. Sembra che questa persona pensa che anche l'altra la voglia. Quindi per questo, insomma, ci potrebbe essere più sicurezza nel fare questa comunicazione, anche se non ci si sente pienamente all'altezza di quella persona. Ci sono delle insicurezze che sono presenti, però vedo che l'energia maschile cerca di farsi forza e sembra che voglia prendere questa iniziativa e fare le cose a modo suo. Inoltre ci saranno delle situazioni nelle quali l'energia maschile potrebbe non sentirsi all'altezza non solo di una persona, ma anche di un ruolo oppure di qualcosa che si vuole fare, però appunto ci sono queste insicurezze che sono presenti e ci sarà un contesto nel quale si vogliono stabilire delle regole, si vuole che le cose vengano fatte in una certa maniera e non come altre persone praticamente vogliono. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Che cos'è che l'energia femminile vorrebbe dire questa settimana? Voglio aggiustare le cose tra noi. Cos'è che l'energia femminile vorrebbe dire questa settimana? Amo prendermi cura di te. Inseguimi. Cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana? E non so cosa fare, che praticamente descrive la situazione che abbiamo visto prima. Questa è l'indecisione che è relativa ad una scelta. E sotto c'è aspetto un tuo messaggio. Quindi si aspetta che qualcuno risponda, si aspetta che qualcuno prenda un'iniziativa. E c'è voglia di aggiustare le cose nell'ambito di uno specifico rapporto. Non per forza a che fare con l'amore, però ci potrebbero essere stati dei problemi e li si vuole aggiustare. Questa è una settimana in cui si sente proprio voglia di prendersi cura di qualcuno. Si può trattare di una persona, si può trattare di animali, però insomma c'è proprio voglia di essere in questa energia che è molto attenta e generosa, è un'energia insomma che ama prendersi cura degli altri. E in uno specifico contesto l'energia femminile vuole essere inseguita, nel senso che vuole che una persona faccia qualcosa, che prenda un'iniziativa oppure che si comporti in una specifica maniera, non vuole essere lei che insegue qualcuno. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato per l'energia maschile questa settimana. Qual è l'energia del risultato per l'energia maschile questa settimana? C'è la carta del re di bastoni, carro e 5 di bastoni. Io vedo l'energia maschile entrare in azione durante questa settimana, quindi è una settimana in cui si darà da fare in qualcosa, si vuole muovere. Letteralmente ci potrebbero essere persone che faranno viaggi oppure spostamenti o comunque non stanno ferme. Vedo che si danno da fare affinché una situazione possa procedere, si possa sviluppare. In quel contesto ci sono stati dei problemi, ci sono state delle complicazioni che però verranno superate. Vedo anche il concetto di una vittoria per quanto riguarda un contesto dove c'è competizione, quindi questa è un'energia di successo. Se ci sono stati degli ostacoli per quanto riguarda degli spostamenti che si dovevano fare, vedo che vengono superati. Queste braccia aperte che entrambi hanno mi danno appunto questa idea di vittoria, del fatto che ce la si è fatta in una situazione, come se si ringraziasse Dio praticamente nell'ambito di una circostanza. Quindi andiamo un attimo a chiarire. Comunque molto forti i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, abbiamo anche il Cancro. Perché c'è il re di bastoni? Perché c'è il re di bastoni? Perché c'è il re di bastoni per l'energia maschile? C'è la temperanza in posizione orizzontale con la stella, quindi due arcani maggiori. Si sblocca qualcosa, questa è la sensazione che mi danno queste carte. C'è stata impazienza, però qualcosa di molto positivo si verifica. È come se si realizzasse un desiderio, come se una situazione che prima è stata complicata venisse superata. Molto forte il Sagittario comunque, che è un segno molto passionale e che parla anche di movimento, quindi questa è una settimana di movimento a quanto pare, come vi dissi prima. Ci potrebbe essere un po' di impazienza che è tipica dei segni di fuoco. Abbiamo anche molto forte l'Acquario, però insomma vedo che si entra in azione. Vediamo perché c'è il carro. Perché c'è il carro?
La forza con i 10 di denari. Ci si muove con coraggio verso la visione che si ha, che è quella di costruire qualcosa che ha valore. Si può trattare di un rapporto, si può trattare della visione di fare famiglia, si può trattare di qualcosa che concerne una casa oppure il lavoro, anche se non è semplice. Qui abbiamo 2-10, quindi 10-10 è una sequenza che si potrebbe vedere spesso. Il numero 10 indica il completamento, quindi c'è una situazione che arriva a completamento e poi ci si muove. E vedo che questo movimento comporta del coraggio, comporta della forza. Quindi questa settimana bisogna porsi degli obiettivi, darsi da fare per conseguirli e avere la forza di mettere in atto delle azioni che possano favorire la realizzazione di quegli obiettivi. Non si può stare fermi, bisogna agire. Ci sono energie maschili che si vogliono muovere presso qualcuno, andarlo letteralmente a trovare. È un'azione che comporta coraggio. Vediamo perché c'è 5 di bastoni. Perché c'è 5 di bastoni? Il 3 di coppe con il 2 di denari. Questo mi fa venire in mente diverse cose. Innanzitutto ci sono energie maschili che vogliono cercare di superare dei conflitti che ci sono stati con una persona. Questi conflitti si potrebbero verificare questa settimana o si riferiscono a delle complicazioni che ci sono state con una persona precedentemente. E non si sa in quella situazione quale possa essere il risultato, perché emerge l'elemento dell'incertezza, non si sa se ci possa essere questa rappacificazione. Altre cose che emergono è che se ci dovessero essere state delle complicazioni in un contesto che hanno portato molte incertezze e non si sapeva se fosse possibile viaggiare e rincontrare delle persone, andarle a trovare o cose del genere, vedo che questa settimana ci sarà questa sensazione di sblocco, quindi quelle complicazioni verranno superate. Ci sono degli amici o delle persone nell'ambito di gruppi, si può trattare anche di gruppi online di persone che sono ostili oppure persone che fanno un doppio gioco in alcuni casi. Nei confronti di quelle persone c'è voglia di porre delle barriere, come se non dovessero superare certe soglie, però vedo che in quella situazione ci si muove in una maniera che è vincente, cioè se prima ci si lasciava per esempio coinvolgere e ci si arrabbiava, vedo che poi insomma ci si frega di quello che la gente dice oppure quello che quelle persone fanno, quindi vedo che c'è un superamento con successo di una situazione. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato per l'energia femminile durante questa settimana, qual è l'energia del risultato per l'energia femminile questa settimana. C'è la carta del 9 di coppe con il giudizio. E la luna sotto c'è la torre. Voglio far vedere, vi ricordate all'inizio che vi ho detto dell'esplosione? Quando vi ho detto dell'esplosione di quelle pietre che praticamente volavano e schizzavano, quindi mi dà quella sensazione lì, accadrà qualcosa di inaspettato. Vedo che è molto forte il concetto del passato che riemerge, quindi si può trattare di persone che riemergono, si può trattare anche di questioni che riemergono dal passato. Il 9 di coppe era in una posizione un po' orizzontale, quindi andiamo un attimo a chiarire perché c'è il 9 di coppe per l'energia femminile in una posizione un po' orizzontale, perché c'è il sole con l'infante di spade. Abbiamo visto il 9 di coppe prima sotto il 3 di spade che era prevalentemente al contrario. E vi dissi che nell'ambito di una situazione dove si è sofferto, le energie torneranno ad essere più positive. E in effetti vedo che questo concetto viene ribadito. Questo 9 di coppe non era in posizione pienamente eretta, perché ancora si è in processo di superare qualcosa che ha fatto male, però vedo che si sta andando verso delle energie che sono molto più positive. Inoltre c'è qualcosa che si vede, che si osserva, qualcosa che si apprende e che porta molta gioia. Si può trattare di comunicazione, notizie positive che giungono, qualcosa che si viene a sapere e che rende contenti, perché chiaramente si vede qualcosa che dà un senso di chiarezza, quindi è come se si scoprisse qualcosa. In alcuni casi, se si vede che qualcuno spia, si è contenti di quello, c'è un senso di soddisfazione che emerge in quella circostanza. Vediamo perché c'è giudizio. Perché c'è il giudizio? Il re di bastoni. Quasi al contrario, con il 3 di bastoni. Abbiamo molto forti segni di fuoco, Aria di Leone e Sagittario. Sembra di affacciarsi una persona che è a distanza o
o con la quale c'è stata una lunga attesa, nel senso che non ci si è parlati. Questa persona potrebbe essere un po' inconsistente a livello di azione o qualcuno che non ha molto coraggio, potrebbe essere codardo. C'è qualcosa che ha a che fare con questa persona che sembra riemergere. Potrebbe essere questa stessa persona che riemerge. Ci sono inoltre delle questioni del passato che riemergono e che hanno a che fare con persone che sono a distanza. In quelle circostanze non ci si sente pienamente forti, nel senso che sono delle cose che devono essere affrontate, però serve forza, serve coraggio. E vedo che questa settimana queste questioni riemergeranno affinché vengano trattate. Vediamo perché c'è la luna. Perché c'è la luna? Per l'energia femminile, perché c'è la luna? C'è l'otto di bastoni con un altro otto che è quello di coppe. Innanzitutto vedo che non ci si aspetta che qualcuno si faccia risentire, con quella persona c'è stato un distacco prima. Vedo che c'è anche confusione per quanto riguarda delle cose che qualcuno dice oppure pubblica. Cioè non si capisce esattamente che cosa intenda. Inoltre, l'energia femminile potrebbe nascondere certe cose che ha da dire e che magari sono legate al fatto che si vuole distaccare da una situazione, distaccare da specifiche persone, però sono cose che tiene nascoste e che portano in superficie anche delle energie che sono molto intense. In una circostanza non si sa che cosa fare, se muoversi e andare da qualche parte oppure lasciare perdere. Vedo che c'è molta confusione al riguardo. Ci sono energie femminili che hanno paura di esprimere il fatto che si vogliono distaccare da un contesto, energie femminili che hanno incertezza per quanto riguarda delle notizie che devono giungere. In quella situazione si è sentita voglia di distaccarsi. Però insomma vedo che poi ci sarà un risvolto positivo nell'ambito di una situazione. Poiché entrambe le energie sono presenti dal punto di vista individuale, l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva. Durante questa settimana si sente il bisogno di andare verso nuovi inizi, fare cose che sono nuove, aprire nuove fasi, cogliere delle opportunità. Si avvertiranno delle sensazioni di benessere in un contesto, anche sensazioni di maggiore sicurezza in se stessi e di maggiore stabilità. Però bisogna fare attenzione perché a livello emotivo ci potrebbe essere molta confusione per quanto riguarda delle scelte e si tratta di scelte che stressano e per le quali ci si ossessiona. Vedo che ci si sta inoltre riprendendo da una situazione che ha provocato del dolore e si entra in energie che sono molto più positive. Dal punto di vista dell'azione, durante questa settimana ci si vuole dare da fare per manifestare sensazioni di maggiore stabilità e sicurezza in alcuni contesti. Si ha diffidenza nei confronti di alcune persone e si cerca di affidarsi al proprio istinto per capire di chi ci si può affidare. A livello di azione si vuole capire come manifestare determinate cose che coinvolgono molto dal punto di vista emotivo. C'è voglia di abbracciare nuove opportunità, di fare cose nuove e vedo che questa settimana si vogliono effettivamente mettere in atto delle azioni pratiche per poter conseguire determinate visioni. È molto interessante che anche nella carta del 9 di coppe ci siano queste braccia che sono alzate e sembra che si tratti di qualcosa che questa settimana è molto significativo, forse un gesto che letteralmente si farà o semplicemente simboleggia una contentezza intorno ad una particolare situazione. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!